90 minuti con paure e illusioni come intendivisi tra le due squadre per arrivare alla divisione dei punti. L'Inter rafforza la sua posizione in classifica, la Roma spera sempre in un posto UEFA. Roma in vantaggio al quarto d'ora con rete di Giannini, lasciato solo in area sul passaggio di Rizzitelli, 1-0. L'Inter pareggia con Fontolan, deviazione su angolo di Sosa, con palla sotto l'incrocio dei pali, 1-1. A fine tempo Mihajlovic calcia sul fondo un rigore concesso per fallo di Orlando su Carboni. Gol di Berti a metà ripresa, abile nell'inserirsi tra i difensori, 2-1. 10 minuti più avanti, pareggio di Cappioli, mal controllato a pochi passi da Zenga, 2-2. Martedì l'Inter gioca a Vienna col Salisburgo l'andata della finale per la Coppa UEFA. Sentiamo Marini intervistato da Franco Zuccalà. Il fattore campo avrà un peso? Ma diciamo che in Coppa, quando fai gol in trasferta, sei avvantaggiato. Noi andiamo lì giocando per far gol. Lei contro la Roma ha lasciato fuori a un certo punto Sosa, forse proprio in proiezione? Sì, Sosa non aveva ancora poco da dare, viene da 20 giorni di inattività, era normale, ecco, che nel secondo tempo potesse calare. L'ho tolto anche in virtù della prestazione che andiamo ad affrontare martedì.